tutti ragazzi, sono Megatian62 degli Evil Guy e oggi giochiamo a Bloodborne. Come avevo già detto in un precedente vlog, appunto avevo preannunciato che avrei fatto dei tutorial gameplay su Bloodborne. Vabbè, iniziamo subito con una nuova partita. Oh, sì, il sangue è spunto. Sì, lo conosciamo benissimo. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Non so Yharnam manco è di... la sede dell'infusione del Ah, sangue. grazie. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da Con dove Adam può partire chi Cutman? ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Ma che cazzo è Yharnam? Prima però dovrei siglare un contratto. Ho capito, ma non c'hai gli occhi. Come cazzo fai a centrarmi il braccio? No, è troppo bello da vederti. Inseriamo il nome. Allora, aspetta, non so se ti devo dare un nome serio o un nome fiero. Posso dare tipo Morte Rossa perché è fiero? Sì. Quindi noi siamo la Morte Rossa, ok, perfetto. Allora, quindi abbiamo visto che abbiamo fatto un tizio brutto. Beh, brutto, è epico. Perfetto, l'abbiamo chiamato la Morte Rossa perché è rosso. Adesso possiamo iniziare la nostra avventura. Il multiplayer ho sempre fatto fatica a capire tipo come si fa, magari... Mettete nei commenti di questo video Beh, tipo come trovarsi prima. tutto firmato e regolare. Ah sì. Ora diamo inizio alla Ma non trasfusione. ci vede, è inutile che mi fai le Ah, trasfusioni. non devi temere. Non devi temere, me lo dice uno senza occhi, guarda, Qualunque non cosa temo. accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Minchia, guarda la tua faccia. L'ha anche capita. No. Perfetto. Sempre lampa. Ah no, è la sacca di sangue. Ah, quindi è riuscito anche se non aveva gli occhi, giustamente. Dov'è? È morto. Cosa? Che bel cagnolino. Quando tocca le persone, brucia. Non si capisce perché, ma brucia. Quindi vi brucerà sempre, a caso. Però non torna più, poi tipo tocca, si brucia, ma... Cosa? I nanetti. Che bei denti, proprio usato il nuovo dentifricio, giusto? No. Vedo che abbiamo un cacciatore. No, abbiamo un tizio che ha fatto una trasfusione di sangue, si chiama la Morte Rossa, ed è proprio fiero. Beh, quindi ho capito che anche se non posso spaccare questo tavolino fiero, così si tirano tipo le manate di prepotenza, cioè normali di prepotenza. Così si tirano i cazzotti di prepotenza con la mano destra, così si tirano quelli con la mano sinistra e con la mano sinistra si... Tipo, dovrebbe mettere le armi a due mani e tipo mette i cazzotti a due mani. Che... E poi tipo si gratta il culo e mette i cazzotti a due mani. Quindi, apriamo sta porta. Andiamo tipo giù e troviamo... per Dark Souls sarebbe il primo falò, giusto? O no? No, no, non troviamo manco il primo falò. Giusto, troviamo il cagnolino di prima che tipo si è ferito, forse quello di prima. Ecco, e siccome cioè non voglio combattere o star qui mezz'ora a tirargli i cazzotti sperando di fargli male, anzi forse no. Vabbè, in pratica ci dobbiamo far ammazzare se non vogliamo morire dopo. Così andiamo al nostro sogno del cacciatore, che so che è una cosa strana. Quindi ora arriverò fino al chierico bestia. Per chi abbia già finito Bloodborne. Però non lo affronterò. E il chierico bestia è il primo boss. Tipo adesso si risveglia qua tra i fiorellini tipo Heidi. Però voglio vedere la mia faccia. Esigo di vedere la mia faccia subito. No, vero? Ma perché?
per non dire mummia. Sembra una cosa strana se fai così, zio, quindi metti le mani distanti. Ok, in pratica qui ci danno le armi. Io ho sempre preferito la sega, mannaia dentata, alle altre, perché il bastone filettato è vero che ha molto meno attacco, però è molto ma molto più veloce. E l'ascia del cacciatore è vero che ha più attacco, ma è molto ma molto meno veloce. Vabbè, molto no, però... E quindi ho sempre preferito la mannaia dentata, che era il mezzo tra i due. E la devo equipaggiare da qui, facendo armi, mannaia dentata. Adesso ci darà anche l'arma sinistra. Non so come mai la gente dovrebbe scegliere archibugio da cacciatore solo perché è 50 in più robusto, dato che la pistola da cacciatore ha attacco in più. E neanche poco, effettivamente. Anche se non ho mai provato l'archibugio, quindi non potrei dire magari se l'archibugio in realtà è più forte. Beh, fatto questo, bisogna andare alla prima lapide. Non è ancora sveglio. Che è quella di Yarna. Questo è tipo un barbone swag. E ci risvegliamo all'infermeria del primo piano. Ok, clinica di Josefka. Ora da qui siamo benissimo, andare avanti da qui, ammazzare questa brutta persona che tipo è diventata praticamente facilissima da uccidere. E adesso andiamo avanti, apriamo questa porticina qui, piccola proprio. Tipo raccogliamo queste robe, proiettili di mercurio, che servono sempre. Ma mai contro le fiaschette di sangue. Che bel rumore che fanno questi cancelli. Proprio da ricordarsi sempre, no? Qua c'è un povero cavallo Spirit che è stato mangiato. Adesso io voglio trovare il colpevole dell'ammazzamento, si dice, questo cavallo. Oh, ah, forse è stato lui con questa accetta. Monello, non si ammazzano i cavalli. Beh, vi stavo dicendo, si tiene l'arma a due mani con tipo così, no? E invece la sega no. La sega, siccome è strana, si tiene a una mano. Sempre comunque. Quindi si può anche usare la pistola. Io tanto lo so che qua ci sono dei barboni sdraiati. Mi dicono che questa città è finita a caso, mi dicono cazzate. Qua troviamo le fialette di sangue, che sono praticamente le fiaschette di Dark Souls, e servono per ricaricarci la vita. Perché come avete visto non abbiamo così tanta vita. E le persone normali già ci tolgono abbastanza vita se ci prendono. Cosa? No, no, ho sentito un Wendigo. Oh, lasciamo perdere. Ecco, questo è il primo vero e proprio falò che si accende schioccando le dita, perché noi siamo proprio fieri. E quindi da qui andiamo avanti. Però prima volevo tipo mettere negli oggetti rapidi le molto, dato che il marchio da cacciatore non serve a niente. Almeno per me non serve a niente, perché fa comunque perdere le anime. Forse è meglio farsi ammazzare. Oh, vuoi che ci nasconde dietro le casse. E qua abbiamo tipo un barbone sdraiato che tipo con due colpi lo ammasso, e un tizio con lo scudo brutto. Prima tipo adesso gli sfondo lo scudo e dopo lo attacco. Beh, vi stavo dicendo, tipo questo brutto persona ha lo scudo e sembra più forte, ma in realtà basta che lo attaccate con un attacco così forte, dopo mi fate il culo. Oddio, mi sono preso un colpo, quello non l'avevo visto. Giusto che non c'è lo scudo, io. Continuava tipo, guarda che mi fa gli attentati da dietro come un infame. Alle belve, ma sei tu una belva maledetta. Giro giro tondo, casca. Adesso tipo c'è tipo un ritrovo di queste belle persone. Però adesso ammazzo questo tizio perché mi sta un po' sul culo. E ammazzo, brucia, stava bruciando il suo barbone. Appunto qua, guardate qua, questo qui è proprio un barbone proprio sdraiato qui,
che tenta di farvi gli attentati poi da dietro se non lo ammazzate qua. Qui. Ecco, c'è un attentatore, me lo ricordavo. Perché tutti in questa città sono attentatori. Qua troviamo un frammento di pietra del sangue, che sono tipo i frammenti di titanite e Dark Souls, che ci fanno potenziare le armi, non l'avevo visto. Chissà come mai questi tizi qua con la forca mi fanno sempre prendere male. Ciao. Tanto lo so che c'è il tizio che mi spara, che mi prende sempre quello, che lo so che ci arriva. Ecco. E qui c'è. Chi è? Non mi aveva mai seguito qualcuno qua. Vabbè, ci curiamo. La morte. Infatti sei morto. Quindi adesso avete sentito questo tipo ridacchi? Sono delle persone sane, eh? Che guarda, secondo me bussiamo? Non credo che tu sia di queste parti. Beh, bloccato all'aperto, nella notte di caccia. Ah, oh, povero te, povero te. Ma noi siamo più fieri. Beh, come abbiamo visto sono molto intelligenti se gli parliamo, e ci forniscono un aiuto fondamentale, ossia fare niente. Quindi qua ci saranno degli uccellacci di, no, se non sbaglio, qui dietro. Eh sì, delle urne di petrolio che... Aspetta, adesso non ho mai provate le urne di petrolio, da dirla tutta. Però proviamo su questo obeso con una brioche in mano, che sta bussando alla porta. Toc toc. Tanto non ti risponde nessuno, zio. Quindi proviamo, se noi gli lanciamo un po' di petrolio e poi tipo gli lanciamo una molotov, dovrebbe tipo continuare a bruciare. È quasi morto? Quanto danno gli abbiamo fatto? Minchia, quanto danno fa molotov e urna di petrolio? E ci dà delle monetine, perché si è comprato la brioche con le monetine. Poi qui troviamo una torcia con tizio morto, e qui delle molotov. Poverino è morto. E tipo, se noi saliamo queste scale qua e aspettiamo qui come dei bravi camper. No, anzi no, perché io voglio quelle 6 fiaschette. Non me ne frega se i cani mi curano. Lo sapevo io. Aspettiamo che questi... No. Oddio. Oddio, le provate. Adesso mi ammazzano, guarda, sicuro, eh. Oddio. Sono arrivati i cazzuti. In tre proprio cazzuti. Ecco qui dove ci sono questi lupi. Se noi andiamo avanti da lì, se noi proseguiamo, troviamo il primo boss, che è il chierico bestia. E... sì, questo qui, quello là davanti, è il primo boss. E quindi ragazzi, direi che posso concludere qui il video. Da oggi è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video.